Ciao a tutti gli amici di Suoni e Strumenti da Francesco Benotti. Sono qui in compagnia di Mauro, di Jade Frere. Siamo qua presso il Milano Guitar and Beyond. Allora Mauro, cosa ci presenti in questa nuova edizione di Milano Guitar and Beyond? Allora, parliamo soprattutto dei controller MIDI. Controller MIDI sono appena stati ultimati. Questo qua è un controller MIDI classico, solo che a differenza di tutti i controller MIDI riesce in contemporanea a gestire 16 canali di trasmissione e assieme a questi 16 canali riusciamo a buttare fuori 16 program change, 16 control change e 16x4 pedali di espressione. Ne facciamo due modelli, uno con 10 preset per banco, diciamo per pagina, con 400 preset totali, l'altro invece con 200 preset totali e 4 preset per banco, con solo un pedale d'espressione e solo il MIDI out al posto del MIDI in e MIDI out. In più abbiamo sviluppato e terminato questo looper che riesce a gestire fino a 5 pedali serialmente, con la funzione di buffer on off su tutti i preset. È molto semplice da utilizzare, in quanto si seleziona solo quello che vogliamo utilizzare e si mette a memoria, dopodiché lo richiamiamo via MIDI. Questo è quanto. Direi molto interessante. Tra l'altro sei stato da poco a Francoforte al Music Mess, com'è andata la fiera? Esatto. Dire che paragonabile all'Italia non assolutamente non c'è nulla da mettere, diciamo, sullo stesso piano. È una fiera, e anzi, molto probabilmente è la fiera. Con questo ho detto tutto. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao.